esercito e fanculato in pigiama, grazie. Ma il passo di presto, sono contento. Adesso forse sono meglio della nostra, meglio della nostra. Diciamo un demone. Questo è molto meglio della nostra, è stato un finale. Stavi bene. Ho fatto la pure la volata, in volata ho preso ancora condizione. Infatti se ci ritorno, una bellissima è stata la prova di Andrea Lalli che ha veramente dominato la gara e nel finale ha proprio tirato il freno a mano. Dai mamma! Per cortesia Lalli, La Rosa e Razin in area di premiazione. Ai vostri posti. E queste sono le protagoniste del cross lungo, pari di gara, Valeria Stranio e Nadia Iafini che va subito in testa. Nadia Iafini quarta ai campionati d'Europa con una gara bellissima, atleta molto solida che viene dal runner team e ora in forza al centro sportivo dell'esercito. Dai ragazze, forza! Per quei colori ha difeso tutto. Partita fortissima. Vai Nicoletta! Vai Sara! Nadia Iafini, centro sportivo esercito che guida la gara. Dai Carla! Dai! Facciamo la comunicazione per cortesia con un rappresentante del bus camerino dove c'è l'ambulanza. Grazie. Ultime per un... Nessuna donna italiana ha mai conosciuto un portiere a mezza maratona. Intanto buona anche la prestazione fino a questo momento della portaglioni dell'esercito Elena Romagnoli. Quarta posizione per Mucca Zanini, quinta posizione per Valentina Velotti. Forza ragazze! Al maschile vedremo all'opera Mr. Cross, non so quanti europei ha fatto, una montagna. Ale Alice, Ale, 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 bravo! Vai Gloria! Chiudere con la sua gara, il cross lungo che sarà l'ultima gara di questa lunga. Vai, forza! Vai Alice, forza! A squadre di corsa campestre organizzate con la... Intanto classifica provvisoria di società al comando l'esercito. Forza Sara! Vai Sara, te ne mangi, dai! Italiani è stata possibile grazie al sostegno di Regione Emilia-Romagna, della provincia di Reggio Emilia, dell'Unione dei Comuni della Pianura Reggiana, del Comune di Correggio, del CONI, della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia e di Lega Ambiente. Grazie grande che va anche a CIAS, ad ASICS, a GEA, a Casa Modena, a Montanari Group, a Project Group, a Terni Asso e a Fiocco Rosa. Intanto in questo momento Nadia Iafini ha rotto gli indugi, strappone, quindi una ventina di metri nei confronti di Valeria Stranio e sempre terza posizione per Elena Romagnoli.
Vuoi la quarta, brava, brava, si vuole ammagna la cosa, brava, al limite a fingere, brava, brava. Intanto la simica provvisoria di società, sempre a comando dell'esercito, seguita dall'anno stime 99, poco dopo la partenza. Per ora vi posso solo dire che non è una scarpa. Corsa molto radente ma molto redditizia quella di Nadia e gli affini. No, questa, sempre il castello. Non lo so, Genzia. Tanti anni in forza Wander Team 99 ed ora l'anno scorso difende i colori del centro sportivo Esercito. Molto decisa la sua azione, quindi potrebbe ancora di più aumentare il vantaggio di Nadia e gli affini. Vai Daniela! Valentina! Vai Valentina! L'anno scorso a livello individuale insieme alla Romagnolo davanti alla Marraui e alla Iapini. Ecco Laura. Dai Laura! Dai Katia! Forza Katia! Dai Montemurlo! Dai dai! Sono applausi Nadia e Iapini, centro sportivo Esercito. Fa di mestiere, fa anche la mamma, ma non solo. Il sogno è Londra 2012, la maratona, ovviamente maglia azzurra, brava Nadia. 2012, Valeria Stranio, bravissima Valeria, grandissima domenica scorsa nella meta, seconda oggi, Stranio, brava Valeria. Valeria! Eccola qua. Tanto Nadia Iapini, per favore, non scappare, non ti diamo un bagno sua per la doccia, quindi stai qua. Sempre questo duello, complimenti a Nadia Iapini mentre arrivano le altre. Veronica Inglese, che è la terza dell'esercito e che probabilmente fa cucire lo scudetto ancora sulle maglie dell'esercito. Nadia, oggi non ce n'era per nessuno. Hai preso... Andiamo verso Londra, Nadia Iapini, oggi Nadia, Valeria ci hai trovato ma oggi lei aveva un qualcosa in più. Va bene così, 1.07.46 domenica scorsa, ti aspettiamo sulla strada di maratona, un complimenti a Valeria. Eri disattesa parisina, sei tornata finalmente. Oggi è andata abbastanza bene, verso gli europei però andiamo. Sei contento, sempre meglio, anche ogni giorno sempre meglio, sempre meglio, ti chiederò per l'esercito.
si va a ripetere quella della passata edizione con l'esercito al comando, anni fino a 90 a subire, quarta posizione per il Custorino e quinta posizione per la GS Forestale. Maschile e femminile, non mi sto prendendo un culo come si dice, la facciamo davvero. Intanto continuano gli arrivi delle protagoniste del cross lungo. E la cerimonia di premiazione del cross corto maschile classifica squadre. E sono una equipe giovanissima, i ragazzi dell'Aeronautica, 43 punti con Michele Montesconeri, il più vecchio a 22 anni. Vera, Divina, Iepko Jay e Martina Rocco, 33 punti. Secondo posto, 18 punti, Runner Team 99 con l'azzurra della corsa in montagna, anzi le azzurre della corsa in montagna, Valentina Belotti, Alice Gaggi, e la maratoneta azzurra Valeria Straneo. Dobbiamo dire la verità, oggi non ce n'era per nessuna, uno scudetto che va ancora su queste divise, sulle divise azzurre del Centro Sportivo Esercito con Nadia Iafini, Veronica Inglese ed Elena Romagnolo. Tre nelle prime sette. Salutiamo questo bellissimo podio del cross lungo, ringraziando il sindaco Iotti.